Allora, mister, a bocce ferme, avrebbe cambiato qualcosa? Vabbè, va. Diciamo che... No, volevo far parlare con lì, prima. Vai, mister. Sì, diciamo che non è stata la partita che volevamo portare oggi in campo a Nardò. Bisogna essere sinceri nei confronti di questo tifo che anche oggi è stato quasi commovente. E, oltre al Nardò che vince con merito questa partita, gli unici a vincere sono i nostri tifosi che ci hanno accompagnato fino alla fine, ci hanno salutato, restituendo a questa squadra un qualcosa. Non è semplice per me oggi essere qui e commentare la fine di un percorso. E si potrebbero dire tante cose, si vorrebbero dire tante cose. Tutto quello che posso dire è che è stato un onore personalmente dividere lo spogliatoio con grandi uomini. Non escludo nessuno perché non mi piacciono le divisioni. Sono qui per ringraziare in primo luogo il nostro pubblico e poi tutti quelli che con dedizione hanno spinto al massimo per portare di nuovo lustro a Barletta. Mister, tornando sulla partita, abbiamo sofferto maledettamente in delle fasi particolari che poi si sono rivelate cruciali per il risultato finale. Che cosa ha portato a questo risultato, considerando il fatto che il Nardò sembrava anche più in palla a livello fisico, atletico e mentale, in alcune circostanze non era soltanto una questione di fattore campo? Io non credo che la motivazione personalmente sia dovuta a un aspetto fisico, anche perché garantisco questa squadra ha tanto motore, ha tanto serbatoio, grazie al lavoro che si fa sul campo con tutti quelli che fanno parte dello staff tecnico. Il problema più grande è stato che non siamo riusciti a livello tattico a mettere in luce quelle che sono le nostre caratteristiche importanti che sono venute fuori nel momento in cui nella gara in casa siamo riusciti a ribaltare il risultato. Diciamo che purtroppo, nonostante un'idea iniziale, non siamo stati capaci di riprendere la partita in mano e portarla sui nostri binari. Le difficoltà sono state sulle uscite in pressing, abbiamo avuto sempre grossa difficoltà a schermare le giocate in ampiezza del Nardò, però ripeto, il dispiacere era quello di non riuscire ad essere diciamo consistenti, ad essere quello che noi volevamo essere oggi, cioè una squadra che veniva qua e giocava con ambizione, giocava fino all'ultima goccia di sudore per questa finale. Questa semifinale ce la siamo guadagnata, purtroppo non siamo riusciti quest'oggi a valorizzarla, il calcio. Luca. Sì, mister, facciamo un bilancio a 360 gradi, andando al di là della partita. È stata una stagione, ma sembra sia durata 3 anni per l'intensità, per tutto quello che ha comportato. Che sensazione resta, diciamo, al termine di tutto questo? Grande orgoglio, grande orgoglio. Io ho lasciato negli spogliatoi, non penso sia una debolezza, ho lasciato nello spogliatoio dei grandi uomini e sui loro occhi c'erano delle lacrime. Queste lacrime sono anche sui miei occhi, solo che è importante rappresentarli e dire che tutto quello che avevamo lo abbiamo portato in campo, anche, come giusto che sia, a qualche limite. Ma facciamo i colleghi di Nardò prima, vai. Vento. Allora, mister, nonostante il 2-0, il pubblico vi ha, diciamo, battuto le mani, come vedete, e ritiene un pubblico abbastanza buono per il Barletta, cioè... Penso che il pubblico di Barletta non lo posso commentare io, il pubblico di Barletta si commenta da solo. E penso che è stata la motivazione più grande che ci ha spinti durante ogni singola giornata di questa strepitosa stagione. Quindi questa squadra lascia un'eredità vera e sono questo splendido popolo che torna a sentirsi orgoglioso e rappresentato. Giuseppe, mister, la formazione iniziale, l'11 iniziale, insomma, sembrava quasi che Barletta giocasse a specchio rispetto al Nardò. Non era propriamente quella l'intenzione era quella di preparare una gara sotto la falsa riga di quella che è stata la rimonta della gara in casa. Probabilmente quello che ci è mancato un po' è stata qualche variazione importante sul gioco, nel senso che dovevamo credere un po' di più in alcune situazioni. Ad esempio nel primo tempo
abbiamo avuto tra tanta sofferenza qualche buco della difesa del Nardò. Quel buco è stato creato con delle idee giuste, purtroppo siamo stati poco continui e ci siamo fatti delle volte asfissiare dalla grande intensità e dalla fisicità dei calciatori della squadra di casa. Buon pomeriggio mister, Bruno Conte, Corriere Salentino. Senta, una sua previsione, l'altra semifinale ha detto Cavese, Cavese Nardò, ma si dice e si sa che la Cavese non potrebbe comunque essere ripescata in caso di vittoria. Che chance dà Nardò? Rispetto a tutte e due le squadre penso che non sia giusto parlare di previsioni. Grazie. Ultima domanda, Antonio, sulla questione del campo, abbiamo visto in difficoltà spesso anche in fase di uscita palla al piede, ma Arancio e Marcioni da quella corsa del campo, ci aspettavamo forse un cambio prima, è stata una scelta dettata anche dalle possibili evoluzioni a partita in corso, oppure era già programmato che Ponzo magari potesse entrare più tardi? No, diciamo che le difficoltà le abbiamo avute, i due ragazzi hanno giocato palloni non semplici, nel momento in cui lo stesso Maccioni o Andrea si trovavano a gestire il pallone non era semplice per loro trovare la soluzione giusta, quindi questo significa che in quel momento a livello di interpretazione potevamo essere un po' più bravi, quindi è stata una fase di gara dove purtroppo ci siamo allungati e in questo allungarsi chiaramente una squadra con le caratteristiche del Nardò prende il sopravvento. La realtà è questa, abbiamo sbagliato partita, dobbiamo essere assolutamente onesti. Allora, l'ultimissimo con Luca e poi... Sulla partita, giusto sul 2-0, il Barletta ha protestato per l'intervento di Anni di Telera, cosa che ha detto il ragazzo, che idea vi siete fatti, e poi che messaggio si può dare anche alla piazza in vista dei prossimi giorni, che saranno inevitabilmente già quelli della programmazione? Posso essere sincero, diciamo, con molta onestà devo dire che probabilmente nel primo tempo ci poteva stare anche un calcio di rigore per loro, quindi ogni tanto diamo anche merito agli arbitri che sono stati, secondo me, all'altezza della situazione. Per il messaggio finale, mister? Un grazie, ripeto, è difficile tenere dentro le emozioni e portare quelle che sono le emozioni di questo spogliatoio. Tutto quello che possiamo dire è che ci sentiamo orgogliosi e vogliamo abbracciare idealmente ogni singolo supporter della squadra.